Allora, per quanto riguarda la storia di Roma, e qui in questo caso il Comune è interessato perché il San Giacomo era parte di un'enorme speculazione su Roma che riguardava il tridente romano, quindi era il parcheggio del Pincio, che per fortuna è stato una delle più belle colline del mondo, citate da Goethe, da chiunque è venuto a Roma, distrutto e faccio un parcheggio. Nessuno capiva perché ci si doveva fare il parcheggio. In realtà, che cosa succede? E qui veniamo anche al problema dei fondi e dei soldi. L'Italia ha un patrimonio immobiliare immenso che è stato donato. È stato donato agli enti alle IPAB, agli enti di beneficenza e agli ospedali. Questo patrimonio risale al 300, quando sono nate le grandi istituzioni e grandi ospedali e grandi istituzioni di carità. Che cosa è successo? Nel 2001 c'è una legge di Berlusconi, chiaramente condivisa da tutti, la legge 410 sulla vendita del patrimonio pubblico, per cui il patrimonio pubblico che è stato conservato negli anni, nei secoli, è diventato oggetto di vendita, in teoria, per sanare il debito pubblico italiano. L'emergenza serve sempre, per poter accedere a dei patrimoni in qualche modo. Quindi l'emergenza, in questo caso sulla vendita del patrimonio pubblico, sono state fatte 3 vendite, CIP 1, CIP 2 e CIP 3, nel quale sono stati inseriti i beni degli enti previdenziali e i beni degli ospedali. A Roma sono stati venduti 950 palazzi a 250.000 euro l'uno, il 60% dei quali vincolati dalle belle arti. Palazzi, e io ho fatto il programma con Report, di cui un solo appartamento era in vendita all'Agenzia Sant'Andrea a 4.800.000, un appartamento. Quindi i soldi ci sono. La storia, io mi sono sentita dire a 15 anni, quando hanno chiuso il San Giacomo, dobbiamo chiudere perché non abbiamo soldi. Non è vero, i soldi ci sono. Noi siamo un paese ricco, abbiamo un patrimonio immobiliare immenso, abbiamo risparmio, siamo uno dei paesi più ricchi del mondo. Il problema è che continuano questi soldi, questi fondi, a andare a umma in mano a chiunque. Quindi il San Giacomo era parte di un'enorme speculazione sul Tridente, dovevano fare Piazza Augusto Imperatore venduta dagli enti previdenziali a un fondo privato di Nattino a 1.600 euro al metro quadro. Dopodiché noi cittadini rifacciamo tutta la piazza per un fondo privato che valorizza i suoi beni e che poi rivende un solo palazzo a 10 volte quello che ha comprato tutta la piazza. Questa è la storia. Non ci raccontiamo, io sono stufa di venire a queste cose e raccontare barzellette. Questa è la storia. Questa è la storia della nostra città, questa è la storia dell'Italia. Quindi abbiamo i soldi per la sanità, ci sono i 2/3 della sanità finisce in sprechi, eccetera. Quindi se ci mettiamo seriamente a fare le cose seriamente e non a raccontarci fandonie, abbiamo i soldi per gli ospedali, per riaprire gli ospedali, perché la metà degli ospedali sono stati chiusi, quindi durante la pandemia dovevamo essere tutto panico, 24 ore al giorno su uno, vigili attesa e stupidaggini di questo genere. E campagna vaccinale H24 perché a un certo punto tutti dovevano essere vaccinati e poi non abbiamo gli ospedali perché continuavano a chiuderli durante la pandemia. Allora di che stiamo parlando? O i cittadini si svegliano oppure se vogliono stare in 25 su una barella, problema loro, non viene nessuno? Io sono stata 15 anni non a combattere per un mio antenato del 500 e grazie a lui è un uomo intelligente che aveva fatto un super lascito vincolandole e retto a 500 anni di tentativi di cosa, poi non ha retto ai predoni di oggi. Però io questo lo dico perché benissimo, io vi ringrazio per essere qua, ma la storia è questa, la vera storia è questa. Roma ha tutto quello che serve per mantenere queste meraviglie nel mondo, è diventata la città più sporca, altro che Covid, qui fra un po' ci troviamo la peste con delle pantegane così che girano, ma di che stiamo parlando? I soldi ci sono, Roma era sotto attacco speculativo e ancora lo è, tutti i beni,
tutti i beni donati sono sotto attacco speculativo. Io ho fatto un comitato nel quale dentro c'è un giudice, c'è la Corte Costituzionale, l'ex presidente Giscard d'Estaing, eccetera, eccetera, che loro in Francia tutelano il loro patrimonio. Qui invece si regala umma agli amici degli amici, quindi le cose ci sono. O ci parliamo chiaramente, diciamo le cose come stanno, o se no perdiamo tutti quanti tempo. San Giacomo faceva parte di quella mega speculazione, Piazza Augusto Imperatore, il sottopasso sotto Lungotevere, e i beni degli ospedali donati, spartiti, eccetera. Ci sono i soldi, ci abbiamo i soldi, e questo è patrimonio degli italiani, non di qualcuno che se li vuole vendere. Quindi ecco, questa è la storia. Poi se uno sceglie di voler stare in 25 su una barella, a me non mi interessa più niente. Io chiuderò questa storia e questo ospedale lo faccio riaprire. Poi dopo fate come vi pare, e a me non mi interessa.